Sì, ho avuto un colloquio con il dottor Cavanna e proprio il 1° di aprile sono entrato nella portineria dei Tanini. È venuto una ragazza a prendermi lì dalla portineria e siamo entrati nei laboratori su. Erano diversi laboratori, c'erano proprio delle camere apposta per certe lavorazioni, c'era anche la segretaria, poi c'erano i vari uffici dei capi. Io sono entrato come operaio nel 1970 e il primo giorno di lavoro, naturalmente, come sono entrato ai Tanini, l'aria che c'era di là dal fiume era molto diversa da quella che si respirava dalla parte verso monte. Vabbè, siamo entrati lì e non mi sono preoccupato più di tanto perché, vabbè, sapevo che nei laboratori chimici, da cosa mi aveva detto anche il dottor Cavanna, non è che ci fossero rose e fiori come ambienti. E mi hanno presentato il mio capo, che era praticamente già 7-8 anni che era lì. E con lui c'era anche un altro ragazzo che era entrato nel 63, mi ricordo, era 7 anni che era lì, e quindi ho fatto le mie prime esperienze. Con il suo aiuto mi ha fatto vedere come funzionava. Poi una cosa che mi è rimasta impressa è che questo ragazzo era molto bravo a lavorare il vetro, e quindi ho avuto un maestro tipo vetraio, diciamolo così, però anche poi in futuro, quando lui è andato in pensione, quando io sono rimasto lì, tutti i laboratori che c'erano in giro, anche quelli dell'ERE che si erano poi trasferiti lì da noi, quando avevano bisogno di fare qualcosa col vetro, venivano tutti da me. Mi è rimasta questa soddisfazione dentro di essere anche stato un maestro vetraio, diciamo così. Noi eravamo una grande famiglia, però poi vabbè, c'erano anche delle riunioni con altra gente che lavorava nella stesa, quelli che lavoravano alla ricerca, ogni tanto c'erano le riunioni, quindi poi anche gente veniva lì da noi per vedere come questi prodotti erano stati migliorati, cosa gli avevamo fatto, anche poi per prendersi spunto eventualmente per altri prodotti. Quando si andava in reparto per seguire una, minimo 2 o 3 operazioni, si andava giù e praticamente si faceva la parte del capoturno, perché al capoturno aveva da seguire gli altri operai nelle altre lavorazioni, che quelle erano già state fatte più volte, però per le prime volte, quando c'erano questi prodotti nuovi, andavamo giù noi a seguirle, facevamo la vice del capoturno. Abbiamo dovuto ancora fare delle migliorie a certi prodotti che si facevano già, e cercare ancora di ridurre i costi, perché a quel punto lì, anche se si erano già ridotti, però la questione si vedeva che non era più come prima, perché anche quando si andava a prelevare qualcosa al magazzino materie prime lì da noi, dove arrivavano solventi, a volte mancava delle cose, dovevamo aspettare giorni e giorni, c'era qualcosa nell'aria che non ispirava non cose buone. Diciamo che anche da noi prima si faceva l'inventario in magazzino e c'erano 10-15 persone. Gli ultimi inventari che io mi ricordo che ho fatto, eravamo ancora 4 persone a fare l'inventario. È stato proprio già un dramma anche lì. Quando è arrivata la Treme, siamo nel 1986-87, sono stati fatti laboratori nuovi,
e quindi lì era già tutto un altro vivere, aspirazioni più potenti, attrezzature all'avanguardia, e quindi all'inizio noi praticamente sì, si lavorava con i guanti, con le mascherine così, quelle tipo che vediamo anche negli ospedali, però poi sono arrivate fuori le maschere antigas, che quelle lì poi si dovevano utilizzare, sono stati fatti anche dei corsi antincendio per l'utilizzo dei gas tossici. Negli anni 70 c'era più pericolo anche nei reparti, mentre poi verso la fine le cose sono cambiate, però come salute per ora mi è andata bene. Ho solo fatto un mese di infortunio che mi ero tagliato con un vetro. Quando sono andato in pensione, un mio capo divisione, un altro capo reparto e un mio capo diretto, erano tutti dirigenti, poi c'è ancora un altro dirigente che era sempre lì ai Tannini. Hanno fatto una cena e allora ho portato la fisarmonica e sulle onde di quel mazzolino di fiori gli ho scritto una frase e quella lì quasi quasi si sono messi a piangere tutti e quattro. Guarda, è una cosa che proprio mi è rimasta lì, ma mi hanno detto così che una cosa così per loro non se la ricorderanno, se la ricorderanno per sempre, perché in 35 anni, 40 anni di Ferrari che sono stati lì non è mai successo un affare del genere.